Benvenuti a Cucina con Alice. Eccola qua. Oggi prepariamo insieme i dolmadakia, ovvero gli involtini di foglie di vite. È un piatto greco e siccome si parte dalle foglie di vite, adesso siamo fuori e andiamo a trafugarne qualcuna. Ed eccoci a casa con le nostre foglie di vite, ne abbiamo prese circa 100 grammi e le abbiamo messe a bagno. Mi raccomando, prendete solo roba biologica, insomma, meglio se non ci danno nessun agente chimico sopra. Prendete le foglie abbastanza giovani, che non siano troppo coriacee, però devono essere insomma abbastanza grandi per farci degli involtini. Noi le abbiamo messe comunque a bagno per una mezz'oretta per eliminare tutte le scorie. Prendete le foglie integre che non abbiano parassiti, perché chiaramente vanno mangiate. E queste abbiamo messo l'acqua sul fuoco perché dobbiamo andare a sbollentarle per 2-3 minuti. Passiamo agli altri ingredienti. Abbiamo su 400 grammi di carne di manzo o vitello macinato, mezza tazza da tè di riso, un qualunque riso, sono circa 200 grammi, una cipolla grande oppure due medie piccole, insomma, tritate, un pomodoro tritato, un bel mazzo di prezzemolo tritato, un cucchiaio di menta piperita tritata. Qui abbiamo un po' di cuore di carciofo tritato e questo, allora, la ricetta lo prevede e quindi noi, nonostante non sia stagione di carciofi, l'abbiamo preso congelato e l'abbiamo grattugiato. Se per voi è stagione di carciofi, prendetelo fresco e tritatelo, insomma. E poi sale, pepe, olio e cumino. Di olio ce ne vorrà una gran quantità perché questa è una ricetta appunto greca, ma in particolar modo cretese, e lì di olio se ne fa un grande uso. E quindi andiamo. Ecco che abbiamo... Amore, vieni, si fa vedere, vai. Oh, allora, grazie. Ecco che abbiamo scottato le foglie di vite e le abbiamo mondate dai gambi. Ne abbiamo lasciata qualcuna perché non tutte andranno a formare gli involtini, ma qualcuna andrà messa sul fondo del tegame in cui andremo a cuocerle. Quindi adesso andiamo a fare il ripieno. Semplicemente andiamo a mescolare tutti gli ingredienti che vedete qua e basta, così a crudo. Ecco, iniziamo a fare i nostri involtini, questo è il ripieno, è veramente tanto. Prendiamo un po' di ripieno, non tanto, i dolmadakia hanno una forma un po' allungata e dobbiamo cercare, prima si ripiega queste alette laterali e poi si fa l'involtino, dobbiamo cercare di arrotolarlo stretto, quindi questo è un involtino fatto, lo mettiamo da parte e continuiamo finché non saranno finiti. Ecco, abbiamo adagiato i nostri dolmadakia in questo tegame che abbiamo foderato con delle foglie di vite di quelle, diciamo, un pochino più sciupate, oppure altrimenti ci si può mettere delle fette di patate in fondo, ma insomma ci abbiamo le foglie di vite. È avanzato del ripieno, per cui questo è almeno una trentina di dolmadakia, ma poteva venire anche 40-50, però noi avevamo finito le foglie. Quindi adesso andiamo a cuocere, ci mettiamo non una tazza d'olio come vorrebbe la ricetta, ma insomma quasi, abbastanza olio, e poi andiamo a ricoprire con acqua tiepida i nostri involtini, che vengano a galla. Detto questo, ci poniamo sopra un piatto di modo che stiano belli giù.
mettiamo sul fuoco, lo facciamo bollire, poi cuociamo finché non sarà cotto il riso, per cui in realtà non abbiamo riferimenti temporali, io lo cuocerei una mezz'oretta e poi vi diciamo. Ok, facciamo assaggiare i dolma d'aia all'alice. Questo è quello che è venuto fuori. Lo accompagniamo con yogurt bianco greco oppure anche con la salsa Avgolemono, che è una salsa fatta con uova e limone, una specie di maionese greca. Ci è voluto un po' di tempo a farlo. L'alice forse è un pochino stanca. Guarda che sono gli stessi, è la stessa cosa. Assaggiala. Però siamo molto soddisfatti. Una cosa da dire è che i dolmadaki andrebbero mangiati freddi, per cui vabbè, noi li mangiamo calduccini, ma insomma, potete anche farli prima e mangiarli la sera freddi o il giorno dopo freddi. Provate a fare questa ricetta perché anche se sembra complessa, insomma, c'è tutta la parte da cacciatori-raccoglitori di foglie, di vite, però ne vale veramente la pena perché noi li abbiamo assaggiati in Grecia, erano veramente buoni e la dice un po' di raffreddore. E quindi provate a farli e fateci sapere come sono venuti. Mettete mi piace a questo video e condividetelo. E iscrivetevi al nostro canale Il Rifugio del Funghetto se non volete perdere nessunissimo video di quelli che facciamo e guardate gli altri nostri video. Alla prossima! Insomma, comunque vedo il tuo appetito, eh? Questa è la foglia di vite e quello è lo yogurt.